Benvenuti e bentornati qui su Pascalazzo Show! Come state? Come andiamo, ragazzi? Questa è la cinquantesima puntata, vi rendete conto? 50 puntate. Questa è la cinquantesima. Pensavo di stupirvi con effetti speciali, far vedere i prodotti unici. No, la, bella, la cosa bella, la caratteristica del mio canale è che sei sempre la stessa identica cosa. Perché non ho molta fantasia. È inutile, cioè. Questo canale parla di giocattoli di una volta, giocattoli vintage con cui abbiamo avuto a che fare noi e anche oggi non sarà da meno, nonostante eh, è la cinquantesima puntata, quello che posso assicurarvi è che anche oggi, come succede spesso, vi faccio vedere dei Masters of the Universe, sapete che sono eh, i miei giocattoli preferiti, anche se li adoro tutti, i giocattoli della nostra infanzia. Come va? Come va? Mm? Hey, prima c'è una pandemia. Mondiale, ah il virus, moriva pure la guerra, ce n'è sempre una Ma un po' di pace, io mi domando, un po' di pace, riusciamo a ottenerla? Cioè, adesso eh, anche la benzina, non so se avete visto, è arrivata delle cifre esorbitanti Io non so voi che lavoro fate, ma immagino anche per spostarvi Anche voi userete in mezzo una macchina, qualcosa che richiede benzina o diesel che sia Oh ragazzi, ho visto arrivare a 2,20, euro no? roba al litro ma che eh, oro ti mettono dentro? Speriamo che torniamo al più presto alla normalità perché non ne possiamo più, non ne possiamo più, ragazzi. Io voglio un po' di normalità, non chiedo tanto. Cioè, mai uno, eh, mai mal pensato di rimpiangere il 2019, cioè. Bah. Vabbè, ragazzi, cerchiamo di, di non pensarci in questi pochi minuti, eh, creiamo un po' di spensieratezza, di pensare un po' alle cose che ci piacciono e appunto i nostri vecchi giochi di una volta. Ok? Guarda, non perdiamoci tanto in chiacchiere perché abbiamo molto 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 da dire. Perché, ragazzi, ho comprato uno stock di Masters che non avete idea, ho trovato dei pezzi veramente unici e soprattutto ho completato dei pezzi veramente unici, ma andiamo per gradi e vi presento una alla volta questi, questi Masters che oggi vi presenterò, tre praticamente Masters più un numero jolly che ricordo non necessariamente è un Masters, il numero jolly può essere qualunque articolo però che ricordi il nostro passato, ok? E soprattutto anche una, una piccola sorpresina che vi farò vedere. Iniziamo subito con un personaggio che cercavo da tantissimo, tantissimo tempo e l'ho trovato ragazzi. Guardatelo qua, quanto è bello. È lui, guardatelo qua. Con la sua lancia, prima lo vediamo e poi spieghiamo chi è. Ve lo faccio vedere. Ok. Ah! per voi che non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale che non vi costa nulla eh. anche ultimamente ho verificato che molta gente viene a vedere il mio canale mi segue, ok? ma non si iscrive al canale ragazzi non costa nulla, fate clic sulla campanellina e iscrivetevi così dimostrate che vi piacciono queste cose e mi spronate a farne di più io per un po' di tempo mi butto a fare queste cose ma se vedo che non interessa appunto diventa una cosa così, cioè nel senso, quando c'ho tempo lo faccio. Se invece vedo che vi piace veramente, vedo che lo seguite che mi scrivete in molti, cercherò nel mio possibile di farne il più possibile, ok? Per stare in compagnia con voi e divertirci un po'. Torniamo a questo il personaggio qua. Questo ragazzi è Spikor, Spico del Masters of the Universe naturalmente. Questo action figure bellissimo che cioè, forse per come è fatto, queste punte, eccetera. È uno di quelli che praticamente eh, mi sono rimasti più nella memoria di quando ero piccolo io. Questo è un Masters del 1985. L'ho trovato in perfette condizioni, proprio in perfette. Sta in piedi, le gambe perfette, ragazzi. Adesso vorrei farlo vedere che sta in piedi, ma come faccio a farlo vedere? Vabbè, sta in piedi, fidatevi. Anche perché non, sapete che io non sono schizzinoso. E la lancetta che esce fuori. Manca la, penso che aveva una mazza qui che non ho purtroppo, ma ragazzi, in queste condizioni è veramente bello, guardate quanto è bello, mamma mia! È inutile che vi dico che Spicor è uno dei miei personaggi preferiti che ho cercato, ma in rete, nei mercatini i prezzi comunque di Spicor sono davvero alti. Sono riuscito a prendere un bellotto con vari masters. Che adesso ve ne presento qualcuno. Guardate quanto è bello! Spicor 1983. Penso che anche come è stato fatto, esteticamente, sia uno dei personaggi dei Masters più carini che ci siano. Dai, è un'immagine che non credo anche a voi, magari quando eravate giovani, piccoli, l'avete vista almeno una volta, scommetto che basta uno sguardo per farvelo ritornare in mente. Ragazzi, è veramente, veramente carino. Felicissimo. Speaker 1985. Bene. Passiamo al secondo personaggio master, non, non, non di meno di questo. Anche questo molto bello, anche questo molto caratteristico e anche questo ha un'estetica che difficilmente si dimentica, che è questo qua. Guardate quanto è carino. <coughs> Vediamo quanti voi se lo ricordano. È bellissimo ragazzi. Questo signore e signori si chiama Trapjev, Trapjav, Trapjev. Trap non capisco mai come si pronuncia. Praticamente è tipo un robot, vedete con la mascella che si muove. Dai, dai, dai. Faceva parte sempre dello stesso lotto di, speaker, di speaker. E questo qua è un action figure del 1983. Se non mi sbaglio, un attimo di controllo. No, 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 no. Questo qua è dell'81 e quindi è uno dei più vecchi. Non so perché ero quinta dell'83. Comunque, anche lui molto bello. Anche lui è uno di quei personaggi che quando ero piccolo desideravo. E purtroppo non, non mi è arrivato. Quando ero piccolo ne avevo moltissimi di Masters. Uno di questi era Speaker sicuramente, ok? Ma avevo anche mh, beh, i Men, i Men non quello dell'81, i Men quello che si ammacca, e invece avevo Skeletor, non che si ammaccava normale. Purtroppo ragazzi, anche all'epoca a che una volta era in lire, ma costicchiavano, eh? Quindi quando me ne arrivava qualcuno a Natale ero felicissimo, naturalmente non avevo completato la collezione, ma vedevo altri miei amici che li avevano, ne avevano di più o semplicemente avevano pezzi che io non avevo, o magari io avevo e viceversa, ci invidiavamo i pezzi, e senza bisogno di avere una collezione completa, come ragazzi il castello di Grayskull che porco okay, che non ce l'ho, quello è un pezzo che mi manca, ma sto cercando di trovarlo a un prezzo diciamo abbordabile. Adesso che sono grandicello, che ho qualche piccola soddisfazione, la posso togliere. Ragazzi, voglio cercare di completare eh, la, la, tutta la collezione Masters. E poi vi farò vedere a voi. Diciamo che sono un buon punto, ragazzi. Diciamo un buon punto. Eh, però me ne mancano ancora circa una ventina di, di, di personaggi. Comunque, torniamo qua, a Trap Jeb, 1981, guardate che bello che è. Non c'è un graffio, è integro, anche lui sta in piedi incredibilmente stanno tutti in piedi con il perché normalmente quando le trovi con le gambe molle però ragazzi io in due o tre masters che avevo che uno si è rotto le gambe fuori di, di, di maneggiarlo, un altro mi era proprio precario ho, ho acquistato in rete gli elastici eh, identici a quelli delle masters che son, sono stati rifatti però ragazzi proprio quelli come che, che si usano le gambe e tramite dei tutorial che ho visto in rete ho riparato appunto dei masters. Non è difficile. Ho messo delle gambe nell'acqua calda, in un altro caso invece con il phone, poi ho inserito prima perché ho tolto il elastico vecchio che si sgretola praticamente sotto l'acqua calda il phone. Poi ho messo i elastici nuovi e ho riparato con i masters. Ma ultimamente, quelli che ho preso ultimamente non ne hanno bisogno perché fortunatamente sono integri. Facciamo rivedere trapje 1981 molto 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 bello bello bello. Anche questo qua mi è rimasto qua. Adesso passiamo al terzo personaggio Masters. Che questo qua invece ce l'avevo la quando ero piccolo e infatti me lo ricordo bene. Che è questo qua. Ve lo faccio vedere. Anche questo in perfette condizioni: neanche un grafico con i meccanismi che funzionano. Vedete? Questo si chiama Crowful. Se non mi sbaglio, Crowful. Sì era questo il Master del 1983 ah, per farvi vedere quanto sono in perfette condizioni tutti e tre i personaggi cosa che succede spesso che eh, col tempo si rompe o te li vendono rotti alla molla del pugno che funziona vi faccio vedere Beh, qui è tanto il meccanismo della, del granchio che si apre vedete che funziona benissimo poi, vedete, questo funziona questo funziona pure e quest'altro funziona pure quindi diciamo che il 90% dei masters che ho io hanno una molla che funziona attenzione quando li comprate poi se non ne frega niente solo per esposizione me li mettete così chi se ne frega della molla funzionante però se c'è che funziona non guasta mai mettiamo anche le guarda qua molto bello questo è un personaggio che avevo adesso mi intento a cercare di vestirlo perché non so di trovare l'armatura e so anche dove piano piano lo vestiamo guardate che bello Bravo, Full bello, bello, bello bello, bello, bello e i tre personaggi sono questi ho trovato una cosa che il mio amico Nazareno che se mi guarda sicuramente Nazareno è uno degli iscritti che mi segue di più è uno dei uno dei primi a cui io quando trovo delle chicche io praticamente riferisco mi piace confrontarmi con lui perché non soltanto è un grande anche lui collezionista grande conoscenza di varie cose anche di, di, di action figure di film eccetera perché lui è un grandissimo appassionato di film anzi se volete iscrivervi al suo canale eh, fate pure bene allora, lui si chiama carpenter 1983 e... diciamo appunto fate vedere prima lui ma adesso lo faccio vedere anche a voi ho completato con tanta ricerca signori battle cut guardatela qui l'ho completata adesso è perfetta mi mancava l'elmetto, ma l'ho trovato e non soltanto. Quando eh, si trovano in giro gli elmetti, non sono perfettamente integri, perché vi spiego, qui se vedete qua, questo cosino che esce, è un cosino che serve per attaccare il caschetto alla sella. Quando trovate i, i caschetti in giro, ragazzi, del 1985, quando è, si trova difficilmente si trova integro, si trova rotto. Invece questo è integro, vedete, l'ho attaccato praticamente, avete qua, alla sella, è integro. Quindi non soltanto ho completato Battle Cut, ma ho trovato il suo caschetto integro, ragazzi, bellissimo. È chiaro, eh, l'immagine è meglio con un, con un Iman dell'81, ancora meglio, come questo. Ok, guardate qua. Guardate che bello. Guardate che roba. E i men dell'81 che ho io, purtroppo l'avevo già fatto vedere, non, eh, sto cercando l'armatura perché non ce l'ho, è la spada. Ma per il resto, ragazzi, anche questa è in buonissime condizioni. Cioè, guarda che scena, Cioè, Imen men con la sua batteca completa è tutta uno spettacolo, ragazzi, bellissima, ragazzi. Io non lo so, eh, io sono, ormai lo sapete, sono innamorato dei Masters. Eh, tutto ciò che è Masters, eh, per me, guarda, è, è droga, è droga. Ok, ragazzi, vi ho fatto vedere tre articoli più una chicchetta, adesso vi faccio vedere il numero Jolly. Il numero Jolly non è un Masters. Vi ricordate, eh, credo che sia negli anni 90, almeno qua a Milano, perché abitavo a Milano, eh, andava di moda questa cosa che sto per farvi vedere. Eh, era il boom dei ristoranti cinesi e c'erano dei negozietti cinesi, specialmente una via qui a Milano eh, chiamata Paolo Sarpi, che praticamente era Chinatown della Lombardia e io andavo quando ero piccolo a cercare queste queste qua queste le chiamavo le stelline ninja ok erano delle stelline che vendevano ok praticamente e ci divertivamo noi a mettere un cartone a, a lanciarle no perché andavano di moda sapete l'epoca di Bruce Lee mitico grandissimo Bruce Lee allora i ninja, eccetera, e andavano di moda queste cose qua, e io, come tutti i caproni, non potevo restare dietro a seguire le mode di quel momento lì, e io adoravo all'epoca le arti marziali, le ho sempre praticate, le arti marziali attualmente le pratico, e ero appassionato di Lee, quindi non potevo fare altro che sapendo che c'erano queste cose qui, queste come il nunciaco, eccetera, non potevano prenderle, e quindi questa qui. Anzi, scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi, anche voi, ha seguito le, la moda delle stelline ninja. Scrivete sotto nei commenti ragazzi, ok? Tutto qua, tutto qua, perché quella è una chicchetta, è un articolino che quando eravamo piccoli, noi funzionava bene. Ragazzi, come state voi? Tutto bene? Mm? Mi raccomando, non perdete la speranza, ok? I, ripeto ancora perché qui per la prima volta, ragazzo mio o ragazza mia, Iscriviti al canale. Iscriviti al canale! Non, non, non succede niente, ok? Sono ragazzi, pian piano piano spariscono, non, non mi vedete. spariscono, cioè, sparisco, non ci sono più e poi non mi vedete più. Eh, sta, sta cazzata la potevo pure evitare. <ride> sta ragazzi. Un riassunto veloce. Allora, abbiamo parlato di il mitico Speaker. Guardate che bello che è! Ecezionale spiccola! Ah, che faccia cattivo? Faccia. Uh che roba. Poi di trap, Jev, trap Jev, Anche lui lo sguardo, eh? e poi poi crav, uh, come si chiamava questo Mi crab. Mi, mi, sempre fin da piccolo, il nome di questo mi, mi, mi contorce la lingua che cloud taw cloud. Vabbè, un nome più facile non potevo fare. Vabbè, comunque lui ok. Naturalmente i personaggi che mancavano. Ah, poi ho fatto vedere il caschetto di Battle Cult, quindi la dedicazione completa, e le stelline ninja degli anni 90. Bene ragazzi, la cinquantesima puntata la chiudiamo qui, è sempre un piacere vedervi con voi, come dico sempre io, non perdete la speranza e forza e coraggio, ok? Un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Dai ragazzi, dai 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 dai.